Buongiorno a tutti e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TG. Oggi è giovedì 29 novembre. Vediamo subito come aprono i giornali locali, iniziando dal quotidiano del Molise. Franchi tiratori battono Rosa Iorio e Ugo De Vivo giura, ma dà l'out out. Isernia, si è svolto ieri durante il consiglio comunale il giuramento del sindaco Ugo De Vivo. Ma a tenere banco durante l'assise è stata la questione dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità di alcuni consiglieri e le sorprese non sono arrivate dal centrodestra. Due franchi tiratori della coalizione hanno infatti votato a scrutinio segreto insieme al centrosinistra contro l'eleggibilità di Rosa Iorio. Insomma, un avvio davvero scoppiettante. Campobasso, ragazza di 29 anni, muore in ospedale, indagini della procura. Un decesso che ha gettato nello sconforto e nella disperazione un'intera famiglia, sul quale la magistratura vuole fare chiarezza aprendo un fascicolo d'indagine. Passiamo a Termoli, va a spasso con la coca e cade nella rete dei carabinieri. La crisi non spaventa e la provincia sforna lavoro. Ancora politica, vertice del PDL, assente Di Giacomo, Fitto, atteggiamento incomprensibile. Intanto è caos sulla data delle regionali. Castelpetroso, ancora sull'uomo scomparso, tace il cellulare del giovane scomparso, ricerche disperate. Lo sport, Legra Pro, la Cheb, l'accordo c'è per l'attacco, idea Babù. Eccellente. La gioventù calcio d'Auna travolge il Montenero. Leggiamo le prime pagine interne, nello specifico vediamo pagina 2, sanità De Camillis tuona, il sistema sta crollando. L'onorevole del PDL si scaglia contro il Premier che aveva ipotizzato l'ingresso dei privati nel settore. Fondazione incertezza sul futuro, i lavoratori contestano il taglio della busta paga, intanto la cassa integrazione non sarà rifinanziata. I soldi per la neve non arrivano, Di Giacomo interroga Monti, ancora forestali senza stipendi, la protezione civile rassicura. A pagina 3 invece vertice del PDL, Di Giacomo diserta, Fitto si infuria. L'ex ministro è un atteggiamento incomprensibile. Regionali torna in auge l'ipotesi del voto ad aprile. Caso diverso dal Lazio e Di Pietro incalza il governo. Adesso vediamo invece il quotidiano online Informa Molise. L'occhio che uccide, amo Dio, ma amo anche Edoardo Falcione. Parpiglia e Caruso esprimono preoccupazione per le sorti dei lavoratori Carrefour. Vitaliano a frattura, io lavoro, non pettino bambole. Zuccherificio contro replica di frattura Vitaliano. INAIL, un bando per la sicurezza da 146.250 milioni di euro. Primarie, Bersani fa Fetecchi a Campobasso, Renzi non è solo Fanelli. Bene, adesso invece passiamo a primo piano Molise, anche qui la notizia del Consiglio di Isernia, l'aula silura Rosa Iorio, questo è il titolo, il Consiglio vota la sua ineleggibilità, scrutinio segreto e caccia i franchi tiratori del centrodestra. Ieri il giuramento del sindaco di Isernia, De Vivo mostra i muscoli, le condizioni le detto io, altrimenti tutti a casa. Sempre elezioni regionali Di Giacomo diserta il vertice, Fitto si infuria, assenza incomprensibile, questa è la sua dichiarazione. Venafro, l'onorevole Eugenio Riccio rompe gli indugi e torna in campo. Campobasso scippata mentre passeggia con la nipotina di 5 anni, paura al quartiere CEP. San Massimo invece giovane donna muore in ospedale, il PM D'Angelo dispone l'autopsia. Carpinone, pastore disperso nei boschi, ricerche ancora senza esito. Vediamo invece le due notizie sportive in prima pagina. Lega Pro, Lupi, Capone per ora non rinuncia al minutaggio, trafficante in prova. Eccellenza invece calcio Montenero, tracollo in Puglia, Vasto Girardi, Venafro, nuova sospensione. Vediamo anche qui le pagine interne di primo piano Molise, iniziando da pagina 2. Zuccherificio, Vitaliano risponde a frattura, 5 falso e un solo vero. Quindi la querela tra i due. Precari da 30 anni, forestali protestano, Giarrusso lunedì gli stipendi per l'antincendio. I sindacati chiedono a Iorio un tavolo tecnico per una programmazione organica del settore. E ancora la visita istituzionale Pietracupa in Val d'Aosta insieme per l'autonomia.
A pagina 3 invece, vertice PDL di Giacomo, non c'è e Fitto perde la pazienza, l'ex ministro regionali test rilevante, assenza incomprensibile che sarà oggetto di valutazione. Resta irrisolto il rebus sulla data del voto, Di Pietro sollecita il governo a decidere, La Russa e Formigoni spingono per il turno unico a febbraio e ancora Asrem vicina la sostituzione del manager Percopo. Le indiscrezioni danno per certo l'arrivo di un tecnico esterno, la De Camillis incalza Balduzzi, faccia un giro negli ospedali. E ancora qui centrosinistra, nuove regole per il ballottaggio e oggi si riunisce il tavolo, mentre Fli, D'Ambrosio e Di Vito referenti per le elezioni, il progetto alternativo. Da primo piano Molise passiamo invece ai fatti del nuovo Molise, anche qui Isernia in primo piano, Rosa Iorio impallinata dai franchi tiratori, 4 nel centrodestra, a scrutinio segreto favoriscono la procedura di ineleggibilità. Colpo di scena al primo consiglio comunale, non c'è pace a Palazzo San Francesco ed è solo l'inizio. 6 domande sul futuro dello stabilimento, il zuccherificio di Laura Frattura interroga, Vitaliano risponde. Le notizie del giorno, inceneritore, vanno via i francesi e arrivano gli emiliani, a Pozzilli passaggio di mano all'Energonaut. L'autoservizi Cerella stoppa i collegamenti Molise-Roma-Napoli dal 1 gennaio 2013, sospese 4 linee. Compagni contrordine al voto con Renzi per far fuori Ruta e Leva, PD sotto pressione per il caso di Laura Frattura. L'ultima in prima pagina, Venafro torna in auge, l'ex parlamentare Riccio per il Comune. In città spuntano i manifesti con le sue idee. Vediamo anche qui le pagine interne, partendo da pagina 2, il Molise dei rifiuti, francesi lasciano, arrivano gli emiliani. Passaggio di mano all'inceneritore di Pozzilli. E ancora biomasse, Matese Arcobaleno si ribella a Frattura, vuole la centrale e partecipa ai nostri no. Primarie e tutti con Renzi per far fuori Ruta e Leva. La dirigenza del PD avrebbe peccato di non appoggiare a spada tratta la candidatura di Paolo Frattura alla presidenza della regione. Una notizia invece che riguarda i trasporti, la ditta Cerella dismette 5 autolinee, licenziati 7 lavoratori. E ancora regionali, Fli decide i referenti D'Ambrosio e De Vivo, gli unici autorizzati a trattare per le elezioni. Il movimento critica il governo Iorio ma annuncia per gli apparentamenti ora è presto. Passiamo invece adesso alla pagina molisana del Tempo, 2 le pagine dedicate al Molise, la prima Campobasso dice no all'apertura domenicale. Commercio raccolte 2.500 firme sui sagrati delle chiese, l'iniziativa della CEI condivisa da Confesercenti. Raccolte 2 tonnellate di rifiuti sui fondali delle isole Tremiti. Offese un avvocato sul blog, consigliere condannato. Mentre qui parliamo della Fondazione Giovanni Paolo II, proteste per criteri utilizzati per la cassa integrazione, buste paga ridotte all'osso per gli infermieri. Passiamo adesso invece alla Repubblica, quindi alla stampa nazionale. In prima pagina la tromba d'aria che ieri ha devastato l'Ilva, operaio disperso, 38 feriti. Clini IPM, la fabbrica riaprirà. Paura nello stabilimento di Taranto, una gru precipita in mare, pronto il decreto antisequestro. Tra Bersani e Renzi scontro in TV su Casini e Monti. Il reportage, il pianto degli uomini forti, il caso quando in riva erano generosi. Dalla Repubblica passiamo invece adesso al Corriere della Sera. Le due Italie di Bersani e Renzi divisi su riforme, pensioni, soldi alla politica, Medio Oriente. Sfida aperta in TV per la guida del centrosinistra, scontro sull'assenza con Casini. La furia del maltempo si abbatte sull'Ilva, paura per gli operai. Una tromba d'aria, un fulmine sull'acciaieria, crolla una ciminiera, gru finisce in mare, decine di feriti. Il PDL rinuncia alle sue primarie, le pagelle, stile, battute, aneddoti, un duello quasi pari. Il fisco poi cerca le tasse non pagate di Google, la multinazionale del web non avrebbe dichiarato redditi per 240 milioni. Dal Corriere della Sera passiamo invece alla pagina nazionale del Tempo, anche qui la tromba d'aria che ieri ha colpito Taranto, crolli e incendi, c'è un disperso, il governo IPM
irresponsabili. Vince Renzi, Bersani non perde. Primarie, il sindaco processa gli anni della sinistra al governo e fa suo il duello in TV. Però il segretario del PD ha i voti in tasca. Legge elettorale napoletano ai partiti, basta giochetti. Le regole sul blog ai deputati di Grillo, stipendi Dana Babbi. Micron ha deciso 700 esuberi a Vezzano, calo della produzione, l'azienda annuncia la ristrutturazione. Passiamo invece adesso al Messaggero, tromba d'aria devasta l'Ilva, questa notizia un po' si trova su tutti i quotidiani nazionali. Gruca del mare sotto la forza del vento, disperso un operaio, decine di feriti. Governo pronto al decreto che autorizza la ripresa dell'attività per 2 anni. Anche qui Bersani Renzi in TV, duello all'ultimo voto. Primarie, scontro su tasse, alleanze e costi della politica. Legge elettorale napoletano, basta braccio di ferro. Il ministro Profumo togliere l'IMU alle scuole paritarie. Dal Messaggero passiamo invece adesso alla Stampa, anche qui il duello tra Bersani e Renzi su alleanze e costi della politica, il segretario intese con SEL e Centro, il sindaco no, l'UDC rimanga fuori. Un tornado devasta l'Ilva, Taranto disperso un operaio, diversi feriti in città, tra cui 10 alunni. Emergenza, maltempo anche in Toscana, allagamenti, sfollate centinaia di famiglie, allerta per 7 regioni. La scoperta, vita su Marte, l'entusiasmo sfida le prove. Reportage, nella scuola dei bambini volava tutto. Legge elettorale, basta equivoci, appello di Napolitano ai partiti, mantenete gli impegni che avete preso. Tributi dei comuni, niente privati per le riscossioni, torna la fiducia e bot sotto l'1% come 2 anni fa. Dalla Stampa passiamo invece adesso al Giornale. PDL addio alle primarie, questo è il titolo in prima pagina. Renzi rinfaccia l'inciucio a Bersani e guadagna punti nel confronto TV. Un fulmine sull'Ilva, 24 ferite, un disperso, il governo la riapre. Il maleficio di Taranto, ultima favela d'Italia. Salta la delega fiscale, i prof provano a tassare Google, ma si inceppano sul nuovo fisco. Scontro tra Diego e i figli, quella legge che salva i bimbi da padri come Maradona. Dal giornale passiamo invece a Libero. Come annullare gli atti del fisco? Il contribuente ha il diritto di contestare le cartelle all'ufficio competente risparmiando tempo e denaro per il ricorso. L'erario ostacola la procedura, ma si può rimediare così. Non c'è più tempo, insisto, è Renzi il leader giusto per il PDL in tilt. Bene, adesso da Libero passiamo invece all'informazione economica con il Sole 24 Ore. Anche qui l'Ilva in primo piano, 2 anni di produzione ma bonifica dell'impianto. Tromba d'aria a Taranto, crolli e feriti, disperso un operaio. Decreto per applicare l'autorizzazione ambientale oggi a Palazzo Chigi, parti sociali e istituzioni. Preoccupazione al colle, scegliere le priorità sulla delega fiscale, pressing di Grilli, spero che sia solo una pausa. I monti bond salgono a 3,9 miliardi, emessi 500 milioni in più rispetto al previsto, titolo giù a Piazza Affari, meno 2,2%. Dal Sole 24 Ore passiamo invece adesso all'informazione sportiva, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Moratti, caro Schneider, non è mobbing, intervista esclusiva al presidente dell'Inter. Pallone d'oro, Pirlo lotta per un posto sul podio, la FIFA comunica i finalisti, certi Messi e Ronaldo, lo Juventino spera. Milan, Pato rassicurato, torna il sorriso fino a gennaio, Zico al calcio, Italia, Brasile 82, ha fatto male. Grinta Hamsik, si è preso il Napoli e punta lo scudetto, mentre Maradona ho dato 1 milione perché Diego Junior tacesse. Quindi il caso, l'ex Ripe, la questione figli, vola pure la Fiorentina, 3 gol dell'Atalanta, Siena e Bologna avanti, mentre Formula 1, Vettel, il giallo della bandiera, un sorpasso dubbio a Vergne, in quel momento vietato, la Ferrari studia il video e potrebbe far ricorso. Mentre adesso passiamo al Corriere dello Sport, Inter shock, Schneider è ricattato. Juve Marotta vota Napoli, primo rivale. Hamsik, noi più affamati, Conte attento. Zico attacca l'Italia 82, fu negativa per il calcio, una clamorosa dichiarazione dell'ex fuoriclasse brasiliano.
Coppa Italia, la regina vince e si regala il Milan. Colpo amaranto in casa del Chievo, agli ottavi anche Bologna, Atalanta, Siena e Fiorentina. Giallo Vettel anche qui, ricorso Ferrari, sorpasso proibito del tedesco. A Maranello studiano il video. Bene, questa era l'ultima notizia dell'informazione sportiva. Vediamo insieme le previsioni per la giornata di oggi. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per giovedì 29 novembre. Un flusso di correnti umide sud-occidentali continua a interessare il basso versante adriatico, rinnovando annuvolamenti frequenti sulla dorsale tirrenica con piogge diffuse su Molise interno e Lucania tirrenica. Nubi sparse in transito altrove ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in generale diminuzione. Venti sud-occidentali, mari molto mossi, anche agitati al largo e lungo le coste esposte. Passiamo alle temperature. Campobasso minima 6, massima 8 gradi, Isernia minima 7, massima 13 gradi, Termoli minima 12, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie per aver seguito la rassegna stampa di Molise TG, noi ci vediamo più tardi per l'informazione alle ore 13:50. Buon proseguimento di giornata.